Ciao e benvenuto su Fiscal Time. In questo video parliamo di fatturazione elettronica. Non è il mio primo video sulla fatturazione elettronica, ma è il quinto, credo. Ti lascio il link in descrizione agli altri video. È importante perché questo video, un pochino più corto, andrà a riassumere gli aspetti prettamente pratici per essere pronto alla fatturazione elettronica, sia che tu sia obbligato perché già hai una ditta, sia perché tu inizi adesso la tua attività di impresa e quindi devi capire come funziona velocemente e semplicemente la fatturazione elettronica. Sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista e mi occupo di consulenza legale, amministrativa e contabile per le imprese. Partiamo velocemente dalla definizione. La fattura elettronica è un documento informatico trasmesso per via telematica al sistema di interscambio. Le caratteristiche che deve avere questo documento sono quelle di autenticità, integrità e leggibilità. La fattura elettronica dovrà contenere degli elementi obbligatori. Questi elementi obbligatori riguardano le caratteristiche soggettive di chi emette la fattura, di chi le riceve e il contenuto della prestazione. L'obbligo della fattura elettronica decorre a partire dal 1 gennaio 2019 oppure decorre dal momento di apertura dell'attività. Sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica tutti i titolari di partita IVA, ad eccezione contribuenti minimi e forfettari, degli agricoltori, dei soggetti non residenti o non stabiliti sul territorio nazionale, delle associazioni sportivo-dilettantistiche che aderiscono alla legge 398 del 91 che hanno ricavi di attività commerciale inferiore ai 65.000 euro, gli enti non commerciali, tra cui ad esempio i condomini, e infine gli operatori sanitari. Quindi, appurato che non rientri in questa categoria e quindi che sei soggetto alla fatturazione elettronica, cerchiamo di capire in che cosa consiste e cosa devi fare. Io ho selezionato 5 passi che devi mettere in essere al fine di essere in regola appunto con la fatturazione elettronica. Passo numero 1: dovrai aver scelto la soluzione per la fatturazione elettronica e per la conservazione. Quindi un esempio: utilizzerò il software fornito dall'Agenzia delle Entrate oppure mi doterò di un software acquistato privatamente. Punto numero 2: dovrai aver comunicato ai tuoi fornitori il canale preferenziale di ricezione delle fatture o il codice destinatario o la PEC. 3: dovrai aver delegato il tuo studio di consulenza fiscale ai fini della consultazione delle fatture elettroniche, così che il tuo consulente possa scaricarle direttamente dal sistema di interscambio. Punto numero 4: dovrai esserti registrato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Ed infine, punto numero 5: dovrai verificare ed aggiornare tutte le informazioni riguardo ai tuoi clienti e fornitori. Avere le anagrafiche aggiornate con PEC, codice destinatario, oppure sapere se sono contribuenti non soggetti alla fatturazione elettronica, in quel caso metterai il codice 7x0. Ho già parlato di codice destinatario, lo affronto a brevissimo, quindi ti ricordo che gli obblighi derivanti dalla fatturazione elettronica riguardano l'emissione della fattura, la ricezione della fattura e la conservazione della fattura in modalità digitale. Questa conservazione può essere effettuata, come ti ho detto, sui portali propri dell'Agenzia delle Entrate o attraverso un software acquistato privatamente. Prima di affrontare come funziona in concreto la fatturazione elettronica, voglio fare una precisazione sul codice destinatario e la PEC, quando usare uno e quando usare l'altro. Allora, intanto partiamo da che cos'è il codice destinatario. Il codice destinatario è un elemento molto importante del sistema fattura elettronica. È un codice alfanumerico di 7 cifre, utile non solo per ricevere le fatture elettroniche, ma anche per inviarle. Si potrebbe usare anche la PEC per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche, però la PEC è consigliata per le aziende molto piccole. Fai più o meno 20 fatture l'anno fra ingresso e emissione, allora in quel caso ok, puoi utilizzare la PEC. In altri casi è sempre meglio munirsi di un codice destinatario e quindi di appoggiare tutto il sistema di fattura elettronica ad un provider o comunque ad un software che garantisce funzionalità migliori rispetto a quelli propri dell'Agenzia delle Entrate. Nella maggior parte dei casi il codice destinatario non è assegnato a una singola azienda, ma è assegnato ai provider che sono accreditati presso il sistema di interscambio e quindi accade che il codice destinatario ti sia direttamente assegnato dal tuo intermediario oppure dal software che avrai deciso di utilizzare per la gestione del ciclo di fatturazione. Può quindi capitare che il codice destinatario sia uno per più soggetti. Quando parliamo di scelta del canale, possiamo definire la scelta del canale in 3 tipi diversi. O si utilizza un codice destinatario, oppure si utilizza la PEC, oppure se non è stato comunicato al proprio fornitore né codice destinatario né PEC, questo inserirà un codice 7x0 e tu per poter reperire la tua fattura sarà necessario accedere al cassetto fiscale dove troverai all'interno le fatture che ti sono state emesse. Definito quindi che cos'è il codice destinatario, quando
quando si utilizza il codice tributario e quando si utilizza la PEC, andiamo in concreto a vedere quali sono le tre fasi della fatturazione elettronica. Innanzitutto le riassumo brevemente. La prima fase sarà quella dell'invio, la seconda fase sarà quella della gestione all'interno del sistema di interscambio e la terza fase sarà quella della ricezione da parte del destinatario della fattura con la conferma appunto dell'avvenuta ricezione e quindi dell'esito a buon fine della trasmissione. Allora, siamo nella prima fase. Il cedente o prestatore può creare la fattura elettronica in tre modi. Con l'Agenzia delle Entrate tramite il software Fatture e Corrispettivi, dal quale si può accedere attraverso la propria area riservata. Col software sempre dell'Agenzia delle Entrate su PC e poi con la trasmissione del file XML alla PEC proprio del sistema di interscambio. Con un programma acquistabile in commercio, che secondo me è la soluzione migliore. Una volta terminata questa prima fase, che è quella di generazione appunto della fattura, si passa alla seconda fase, ossia cosa avviene all'interno del sistema di interscambio. Il sistema di interscambio riceve la fattura, verifica la presenza di tutti gli elementi obbligatori e entro 5 giorni invia la fattura correttamente elaborata ed accettata oppure invia lo scarto. Dopo vediamo che cosa succede in caso di scarto. Siamo arrivati quindi alla terza fase, il documento è stato elaborato, accettato ed inviato dal sistema di interscambio al destinatario. Il destinatario potrà consultare il documento o all'interno del cassetto fiscale oppure all'interno del software utilizzato appunto da lui per la gestione del ciclo di fatturazione elettronica. Infine anche nella casella PEC, se ha comunicato la PEC, o comunque il consulente potrà verificare appunto la presenza delle fatture se è stato abilitato alla consultazione del cassetto fiscale nello specifico delle fatture elettroniche. Termino questo video dicendo che cosa fare in caso di scarto della fattura elettronica. Se la fattura elettronica è stata scartata dal sistema di interscambio, questa fattura si considera non emessa. L'emittente ha 5 giorni di tempo per rieffettuare l'invio con lo stesso numero e la stessa data della fattura scartata. Oppure può emettere un nuovo documento con nuovo numero e nuova data che rimanda al precedente, facendo attenzione poi alle variabili contabili interne con il proprio consulente. Od infine potrà direttamente emettere un documento di rettifica. Calcola che trascorsi 5 giorni dalla ricevuta di scarto non sarà più possibile emettere un documento con data e numero a quello scartato e quindi sarà necessario emettere un nuovo documento. Ho cercato di riassumere il più possibile in una guida facile e semplice sulla fatturazione elettronica. Ti invito a seguire tutta la playlist sulla fatturazione elettronica e di iscriverti al mio canale per essere sempre aggiornato sulle novità fiscali. Ti aspetto, ciao ciao!